Buongiorno Guido. Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti. In realtà è pomeriggio, perché abbiamo, proviamo a far partire a pomeriggio come sono state le indizioni. Come va? Tutto bene? Iniziata bene la settimana? Ma questo bisogna chiederlo in fondo alla settimana come sarà, però insomma per ora c'è il sole a Roma. Disgraziati, qua fa un medo bastardo a mano. Detto quello... Oggi ti metto un attimo forse in difficoltà, però non troppo, perché vorrei parlarla in realtà di questo. I nostri, allora esiste in realtà che si chiama NOIB, che è un'associazione che è gestita dal nostro simpatico amico, che chi ha lavorato con la privacy negli ultimi due anni, c'è memoria, che si chiama Schrems. A valle, magari poi lascio a te cosa è successo con Schrems, però quello che mi interessa adesso è... Questa decisione della privacy, dell'autorità sulla privacy austria, che dice che l'utilizzo di Google Analytics senza se e senza ma, quindi senza il fatto di dire tolgo IP eccetera, viola il GDPR e quindi deve essere bloccato. Fermo, ti racconto tutti, contare tutto dopo, dovevo solo introdurre il tutto, dobbiamo fare però la sigla. Perfetto, tutto tuo, racconta. Ma allora, la storia è lunga, ma proviamo a farla breve. Maximilian Schrems, ormai, come dire, chi si occupa di privacy, o Schrems, seconda le pronunce preferite, chi si occupa di privacy lo conosce da un po', perché è l'ex ragazzino, quando questa storia cominciò, austriaco, che dopo essersi fatto un semestre di studio in California, e avendo avuto l'avventura, sventura per Facebook, di farsi un corso con l'ex capo della privacy globale di Facebook, decise che qualcosa, originariamente nell'universo di Facebook, ma poi si è allargato, non andava, e si imbarcò in quella che è poi diventata un'autentica crociata. Per lui una ragione di vita, prima contro Facebook, poi contro più in generale il trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti d'America. Il suo punto era e resta molto semplice, cioè lo scandalo dell'NSA, le vicende di Snowden hanno indicato al mondo intero che negli Stati Uniti d'America le agenzie di intelligence hanno dei poteri particolarmente significativi in termini di accesso ai dati e alle informazioni gestite, trattate, conservate dai fornitori di servizi americani, e questo esporrebbe ad un rischio i dati dei cittadini europei conservati negli Stati Uniti d'America, o anche banalmente in transito negli Stati Uniti d'America. Il rischio sarebbe quello, per l'appunto, che l'agenzia di intelligence americana possa accedervi sulla base di procedimenti che hanno un livello di garanzie dal punto di vista della protezione della privacy inferiore rispetto a quelle previste nell'ordinamento europeo. Aspetta, perché è la base fondamentale. In pratica, negli Stati Uniti il governo ha poteri di accesso non vincolabili in nessun modo, non limitabili in modo dalle società americane, cioè può chiedere e non si possono rifiutare i dati, non solo, può farlo anche con i famosi ordini segreti, quindi all'oscuro della persona che viene invitata. Comunque, con un livello di garanzie per la persona che è sottoposta a questa intercettazione, questo accesso, e tra incredibilmente inferiori a quelle europee, inferiori a quelle europee. Sulla base di questo, l'idea di base è: siccome non posso garantire lo stesso livello di diritti, di sicurezza e di privatezza che c'è in Europa,
comunque, indipendentemente da che tipo di servizio, che tipo di che tipo di trattamento, il fatto che il governo possa, americano possa in quel momento accedere, fa in modo che io non possa portare di là di. Nella sostanza sì, su queste basi lo Schrems di turno ottenne qualche anno fa l'annullamento della decisione di adeguatezza, quella cosiddetta del Safe Harbor, quindi l'accordo internazionale sulla cui base i dati dei cittadini europei venivano trasferiti negli Stati Uniti d'America, essendosi gli Stati Uniti d'America impegnati ad offrire delle garanzie adeguate ai sensi della disciplina europea, ai dati in arrivo sul loro territorio. Il Safe Harbor venne, ma questa ormai è storia passata, sostituito da altro accordo, quello del cosiddetto Privacy Shield, e un paio d'anni fa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sempre sulla a valle di un reclamo presentato dallo stesso Schrems, annullò anche il Privacy Shield. Cioè disse, a prescindere da ciò che c'è scritto lì dentro, ci sono prove ed evidenze che continuano a imporre di ritenere che l'ordinamento, le leggi americane offrano lato privacy garanzie inferiori rispetto a quelle europee. Questo è il background di questa vicenda. Ovviamente, diciamo, una decisione, quella della Corte di Giustizia, come era stata la decisione precedente sul Safe Harbor, tecnicamente da terremoto, perché i grandi fornitori di servizi digitali, informatici, sono nella più parte dei casi proprio americani, e naturalmente, come dire, l'utilizzo di quel servizio implica in maniera naturalmente di quei servizi implica in maniera diversificata che vi sia un trasferimento o addirittura una conservazione dei dati diciamo negli Stati Uniti d'America, cioè, dove stanno fisicamente i dati conta relativamente poco, perché il tema è: sono nelle mani di un soggetto americano, soggetto alla legge americana, e quindi, diciamo, ai rischi che abbiamo identificato fin qui. Ma questa è non è internet? La domanda è perché esplosa internet? Perché se ci pensi è di una portata, di un effetto talmente devastante questo tipo di... che mi sarei dato la fine dell'internet come la conosciamo. Invece siamo qui che dovremmo andare servizio per servizio, probabilmente a dire ma questo sì, ma LinkedIn è dato sì? Tra parenti, bellissima questa roba, perché c'è la nuova agenzia per la sicurezza nazionale che bedda LinkedIn porta... dati, ma quello ci farò un altro video. Perché non è esplosa internet? Allora, probabilmente non è esplosa internet, o non è implosa. Implosa internet essenzialmente perché, diciamo, la portata di questa decisione era ed è, resta, diciamo, talmente tanto devastante se applicata in termini rigorosi da impedire all'universo pubblico e all'universo privato di trovare delle ruote di scorta, soprattutto in un intervallo di tempo piuttosto limitato. Nel senso che, secondo me, poi alla fine, ma adesso non vorrei andare fuori strada, questa decisione è un po' stata la cartina di tornasole di altro discorso, cioè il colonialismo digitale. Cioè l'Europa si è ritrovata una volta di più drammaticamente debole, perché a vario titolo tutti quanti, soggetti pubblici e soggetti privati che utilizzano questi servizi, singolo utente, impresa e pubblica amministrazione, hanno dovuto constatare che di fatto di alternative europee solide, affidabili, sicure, ce ne sono tendenzialmente poche, o non ce ne sono affatto. Quindi di fatto quei servizi che avrebbero dovuto essere almeno momentaneamente messi da parte fino alla soluzione del problema per utilizzarne degli altri europei non potevano essere validamente sostituiti. In alcuni casi forse la sostituzione di quei servizi avrebbe potuto produrre, o potrebbe produrre domani, persino rischi più gravi rispetto a quelli che si vorrebbero evitare, rischi proprio in termini di sicurezza, perché naturalmente si sarebbe fatto ricorso a soluzioni, diciamo così, meno collaudate, con una storia
meno solida di quella di molti di questi fornitori di servizi. Comunque, questa torniamo è la storia. Esatto. Cosa torniamo accade alla pratica, oggi? Questa. Esatto. Che succede? Qui accade che il garante austriaco, che intanto accade che noi, cioè la organizzazione non governativa fondata dallo stesso Max Krems dopo i fatti del Safe Harbor per fare advocacy nella dimensione della privacy, ad un certo punto, a valle del venir meno della decisione di adeguatezza basata sul Privacy Shield, segnala a diverse autorità di protezione dei dati in giro per l'Europa 101 casi soggetti che a suo dire utilizzano fornitori di servizi americani che implicano il trasferimento dei dati all'estero e quindi diciamo di fatto in assenza di quella decisione di adeguatezza un trattamento di dati personali illecito. Sul banco degli imputati, ma questo conta poco, salgono essenzialmente nel caso dei 101, diciamo così, salgono essenzialmente i servizi di Facebook e quelli di Google, ma insomma direi che è un fatto essenzialmente statistico. E naturalmente le autorità di protezione di tutta Europa, destinataria di questi 101 casi, iniziano a lavorare a questi casi e cercano di farlo anche in maniera coordinata, perché quello che risulta chiaro dall'inizio è che evidentemente, diciamo, non è che il garante italiano, quello francese, quello austriaco, quello tedesco possano affrontare in maniera diversa casi che sono sostanzialmente analoghi. Quello che è accaduto la settimana scorsa è che il primo di questi casi di fronte al garante austriaco è arrivato al capolinea e il garante austriaco lo ha deciso regole alla mano, e nel deciderlo regole alla mano, in quel caso è un fornitore di servizi austriaco che utilizza Google Analytics, il garante austriaco dice quello che diciamo probabilmente era abbastanza scontato, insomma ciò che difficilmente si poteva non dire, cioè: siccome il problema identificato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è un problema di asimmetria regolamentare, ci sono due ordinamenti, due insiemi di leggi che dicono cose diverse ed uno dei due, quello americano, fissa garanzie dal punto di vista della privacy inferiori rispetto a quelle europee, per quanti sforzi e per la verità nel provvedimento del garante austriaco se ne mettono in fila, si registrano con cura i tanti sforzi fatti sia da Google che dall'impresa austriaca di turno per limitare al più possibile i rischi dalla sottoscrizione dei standard contractual clause, dalla adozione di una serie di misure di contenimento del rischio, dal ricorso alla crittografia per tentare di tenere più lontano possibile da sguardi indiscreti i dati in transito negli Stati Uniti e conservati negli Stati Uniti, dalla minimizzazione del trattamento attraverso il troncamento degli indirizzi IP, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla fine il garante austriaco è costretto a dire: sì, tutto questo va bene, tutto questo è importante, ma sta di fatto che niente impedisce in un caso come questo ad un'agenzia di intelligence americana, in forza delle leggi identificate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di richiedere a Google di accedere ai dati dei cittadini europei. E questo per noi non va bene, quindi quel trattamento va sospeso, e l'utilizzo del servizio di Google Analytics è in questo momento incompatibile con la disciplina europea sulla privacy. Naturalmente il destinatario di quel provvedimento non è Google, ma il destinatario di quel provvedimento è il soggetto austriaco che si serve dei servizi di... Esatto, quindi questo è il tema. Dietro al garante austriaco va nelle scorse ore il garante olandese, per ora con un comunicato che dice: arriveremo anche noi perché siamo nella stessa condizione. Qualche ora prima il provvedimento del garante austriaco era stato preceduto da un provvedimento del European Data Protection Supervisor, diciamo così, anche se non è tecnico, il garante europeo, il garante della privacy versus le istituzioni europee, che dice al Parlamento europeo: guarda che anche tu hai usato
pagato questo stesso servizio e l'utilizzo di quel servizio non è compatibile con la disciplina europea della materia. Ora diciamo il futuro è in qualche modo nelle mani, tra virgolette, per stare alle cose contingenti, e cioè ai 101 casi sottoposti dal NOIP, delle diverse autorità di protezione dei dati, inclusa naturalmente quella italiana, che a valle delle istruttorie in corso dovranno adottare dei provvedimenti più o meno simili evidentemente a quello austriaco, ma la vera partita, quella più importante di tutte, anche data la premessa, naturalmente si sta giocando ormai da qualche mese tra la Commissione europea e il governo di Washington, perché nel dialogo tra questi due governi, quello europeo e quello americano, occorre evidentemente trovare delle soluzioni che rendano nuovamente possibile, in condizioni naturalmente di sicurezza nella dimensione della privacy, il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti d'America, essendo evidente, lo anticipavano le tue parole prima, che questo stato di cose sì, per un verso è incompatibile col GDPR, per l'altro verso è semplicemente incompatibile con il funzionamento di Internet, e quindi non è uno stato di cose che può durare nel tempo. Quei negoziati sono ormai in uno stato avanzato, e quindi naturalmente diciamo l'auspicio è che si arrivi ad una soluzione il prima possibile, in modo tale che il contingente, e cioè decisioni come quelle austriache, possano essere diciamo in qualche modo assorbite da una nuova modifica più seria probabilmente della precedente delle regole del gioco. E questo è tutto bello. Adesso io devo farti le domande, tu puoi dirmi ovviamente di no. Però quindi ci si aspetta in realtà, lascia perdere questo caso, o parliamo di questo in particolare, però ci si aspetta una decisione non forma in Italia, suppongo. Perché una decisione difforme a quella di tutta l'Europa diventa difficile. L'Italia ha a sua volta, noi abbiamo a nostra volta alcuni procedimenti introdotti dalla stessa NOIB. L'ha detto quali sono i procedimenti, quindi su fattispecie assolutamente analoga rispetto a quella sulla quale si è pronunciato il garante austriaco. L'epilogo è nel merito. Potrà essere difficilmente diverso da quello austriaco. Le regole evidentemente sono comuni. Si tratterà poi di vedere diciamo quali saranno, e questa è decisione naturalmente che tocca al collegio e che si assumerà nelle settimane che verranno, quali saranno i provvedimenti adottati, tenendo presente, questo come dire va detto in maniera molto trasparente, tenendo presente che questa è una di quelle situazioni nelle quali non ci sono i buoni e i cattivi, nel senso che diciamo non sono più cattivi degli altri i 101 identificati da Scrams come utilizzatori di questi servizi americani. Sono servizi largamente utilizzati in tutta Europa, Italia inclusa, da soggetti pubblici e da soggetti privati, in molti casi perché non esistono equivalenti europei altrettanto performanti, e questo insomma, pur non essendo una considerazione di privacy, va detto in maniera trasparente. E non sono cattivi in questa vicenda, perlomeno neppure i fornitori di questi servizi, che forniscono questi servizi nel rispetto delle regole europee e nel rispetto delle regole americane. Insomma, il signor Google, il signor Facebook, il signor Amazon, tanto per chiamarli per nome e per cognome, non è che ci provino un granché gusto a sapere che i dati dei loro clienti sono esposti ad ingerenze o possibili ingerenze dell'intelligence americana, che questo effettivamente un pezzo di business. Si erano spesi anche per mettere tutta una serie di barriere cautelative, che le avevi accennato anche tu, la crittografia, il troncamento degli... Cioè, si erano prodigati ad adattare del tutto quello che è possibile. Non è possibile quando a monte il solo fatto di essere in una certa giurisdizione, soggetti, le leggi in una certa giurisdizione, li metti in una posizione di incompatibilità. Non puoi dal basso, per contratto o per tecnologia, sottrarti al rispetto delle leggi di casa tua. Se il problema sono le leggi, o si modificano le leggi, o tutto il resto è un palliativo che magari in qualche caso
potrà anche avere successo, nel senso che naturalmente se metto in campo questo enorme potenziale di misure contrattuali e organizzative per l'hosting dei numeri di pattini che indossano i pattinatori che utilizzano una certa pista sul ghiaccio, in cui il gestore utilizza un servizio di cloud di Google o di Amazon, beh, realisticamente diciamo anche alle agenzie di intelligence gliene frega talmente tanto poco di quei numeri di scarpa che probabilmente la crittografia, le standard contractual clause e qualcos'altro valgono a rendere almeno remota l'eventualità di quel rischio, e quindi dal punto di vista della disciplina sulla privacy sostenibile l'utilizzo di quel servizio. Ma certo è che se viceversa, non sto parlando più dei numeri di scarpa, ma sto parlando di quali siti visitano o non visitano gli utenti italiani, su quale pagine indugiano di più, quali servizi pubblici vengono utilizzati e da chi, beh, ecco, naturalmente lì allora diventa diverso, perché l'interesse potenziale di un'agenzia di intelligence diventa superiore alle misure delle quali stiamo parlando, drammaticamente sempre e comunque insufficienti. Quindi diciamo, dobbiamo ricordarci che abbiamo davanti una partita straordinariamente importante, una partita diciamo senza buoni né cattivi, se non il disallineamento di due ordinamenti, quello europeo e quello americano, una partita che ha il suo vero epilogo in un accordo tra Europa e Stati Uniti che garantisca la libera circolazione dei dati. Non c'è un altro epilogo al quale si può ambire diverso da questo, ma una partita che diciamo nei 90 minuti ha per presupposto che le autorità di protezione dei dati fischino un po' di falli che non risolveranno il destino della partita, ma che vanno fischiati perché tanto dicono le regole. In realtà è come se ci trovassimo in un momento ad avere tutte le società che sono sotto giurisdizione americana in una sorta di embargo reale da parte della comunità europea. Cioè c'è embargo all'utilizzo e c'è poco che si può consigliare, perché una parte di me ti direbbe: dai Matteo, se sei un'azienda di diglielo, e se sono un'azienda di europea, fino a che non ci sa l'accordo tra... tutti chiuderanno più o meno un occhio. Così non è, perché in realtà il regolatore è obbligato, ogni volta che c'è qualcuno, che utente qualunque alzerà la mano e farà un reclamo, è obbligato a fare altro che l'applicazione di SEQA, quello che è ormai una disciplina che è prestabilita. Cioè il garante non andrà su a sponte a prendere, cosa che non me dovrebbe fare, ma ne ho parlato prima, su a sponte prendere i top 1000 utilizzatori in Italia per traffico, così almeno è democratico, di Google Analytics, e irrora una sanzione a ciascuno di... Però non si può ritrarre dal mandare cioè dall'agire qualora un utente segnali ciascuno di questi. È corretto? Sì, in realtà direi che diciamo una volta che fossero mature le istruttorie, che saranno mature le istruttorie sui quattro casi, che si sarà scattata quella fotografia, che si sarà assunta una decisione, ecco, probabilmente bisognerà anche valutare cosa fare di chi è fuori senza attendere la segnalazione. Il messaggio del garante olandese è piuttosto chiaro, diciamo, non sta adottando un provvedimento ancora, ma sta dicendo: guardate che non sono diverso dal garante austriaco, non posso essere diverso dal garante austriaco, e questo problema riguarda un po' tutti. Poi ecco, è vero che non si possa dire, e non lo dice naturalmente neppure la Corte di Giustizia, ma non l'ha detto neppure il board dei garanti europei, sempre e comunque l'utilizzo di quei servizi produce una violazione della privacy, perché quei servizi possono essere utilizzati in maniera diversa, per finalità diverse, e in alcuni casi è probabilmente possibile pensare di utilizzarli in maniera diciamo compatibile con la disciplina europea. Però qui insomma va trovata una soluzione di sistema, va trovata una soluzione ponte di sistema, che potrebbe anche essere: non si possono usare questi servizi, insomma, ecco, durante
Alex Sedlex, e qui la legge evidentemente dice questo, ma la vera soluzione di sistema è quella a cui accennavo prima, ed è l'accordo Europa-Stati Uniti, al quale insomma le diplomazie internazionali stanno lavorando da un po', e credo non si sia troppo lontani, per fortuna, dal traguardo. Attendendo cosa deciderà il garante come linee guida, come mi attendo che uscirà un documento o qualcosa che spieghi cosa fare, almeno in questi interim. Non ti storco il fatto se sta o no, non te lo chiedo, però me lo aspetto, mettiamolo lì. Quindi l'unica cosa che possiamo consigliare adesso è, se strettamente necessario, rimuovetelo in tanto. Se non è necessario, io direi di sì, nel senso che comunque il rischio esiste. L'indicazione, mi rendo conto, non facile da tradurre in azione, è quella della valutazione caso per caso. Insomma, ecco, l'esempio dei numeri di pattini che facevo prima non è casuale, perché per l'appunto non c'è un embargo rispetto all'utilizzo di questi servizi. Però se i dati in transito per questi servizi sono dati con un minimo di appeal, e se ci si rende conto, come probabilmente sotto l'ombrello dell'accountability, perché poi, per carità, è sempre quello il riferimento, se ci si rende conto che c'è un rischio reale, nonostante il tanto che può essere fatto nella dimensione contrattuale, nella dimensione organizzativa, che dati di un certo rilievo finiscano dall'altra parte dell'oceano, sì, probabilmente diciamo, prendersi qualche mese di pausa, se non è diciamo, devastante per l'erogazione di un buon servizio agli utenti finali, che credo debba necessariamente rimanere la priorità di tutti quanti in un contesto come questo. Ecco, vale sicuramente la pena di prendersi qualche mese in attesa esattamente dell'accordo, di un nuovo accordo. Nessuno di noi sa cosa ci sarà scritto, però insomma, ecco, di un accordo il cui senso ultimo sarà il potere delle agenzie di intelligence americano è ridimensionato o sottoposto a qualche garanzia in più. Che poi il problema reale, se vogliamo vederlo, perché noi continuiamo a parlare di Google Analytics pensando che sono statistiche, in realtà non è neanche tanto vero. Cioè, la buona parte credo delle persone che ci stanno ascoltando, delle realtà dietro le persone che ci stanno ascoltando, non usano Google Analytics solo per gli analisti, lo usano perché quasi condicio sine qua non per tutta la parte di advertisement, cioè i dati che io recupero generano quelle cohort che mi consentono, uno, di fare remarketing, cioè che è la base ormai dell'advertising online, cioè guido, vede una mia pubblicità o arriva sul mio sito web che vende tazze, vede la tazza e dice: ah, bello, però lo devo comprare, io poi gli mando pubblicità che gli dice: ehi Guido, ti ricordi che hai visto la mia tazza? Se vuoi ti do 10% 100 di sconto. O per la parte di lead generation, per creare delle coorti, o capire dove andare. La buona parte delle persone che ci stanno ascoltando, delle realtà che tramite una persona ci sta ascoltando, lo usano per quello. E mentre togliere l'analisi né di, tra parentesi, poi c'è tutto il mondo dell'advertising vero e proprio, cioè compravendita di advertising. Se togliere analytics, i giornali online non potrebbero più vendere pubblicità per Google, o comunque a questo, il fatto stesso di avere un banner pubblico di Google li riporta esattamente nello stesso problema, indipendente da Analytics. Però mentre spendere la parte di analisi vera e propria degli utilizzi, statistica, è difficile, perché ovviamente non riesco a capire ad esempio come si muove, posso arrivarci, tutto il resto è spendere le operazioni di marketing e di advertising per mesi potrebbe essere un'opzione orribile per tante realtà, di sicuro sì, trovare una soluzione altrettanto cost effective e altrettanto performante che non è Google non è semplice, penso che esista. Sì, sì, per carità, detto che naturalmente noi adesso stiamo parlando degli Stati Uniti, ma non è che se volgo lo sguardo all'estero o fuori dall'Europa in direzioni diverse,
posso dar per scontato che la Cina piuttosto che l'India, piuttosto che altri grandi fornitori di questi servizi offrano garanzie dal punto di vista privacy superiori o migliori. Quindi diciamo ci stiamo rendendo conto in questa vicenda di quanto l'esistenza di un minimo comun denominatore dal punto di vista regolamentare in una dimensione più ampia rispetto a quella europea faccia bene e sia anzi forse essenziale per il funzionamento dell'intero ecosistema digitale. Quasi quasi forse direi di quanto la disciplina sulla privacy, lungi dall'essere un ostacolo, sia in realtà un volano per la massimizzazione della circolazione dei dati. Cioè la verità è che più sono uniformi le regole privacy, più i dati possono ormai diciamo circolare come le dinamiche di funzionamento dell'ecosistema digitale richiede che circolino. Quindi io credo che sia una storia dalla quale alla fine impareremo tutti molto, se già non l'abbiamo fatto. Direi che siamo tornati ai fast dell'inizio, mezz'ora. Però direi che, visto che non avevamo mai approfondito anche solo lo Schrems, che è davvero una decisione locale, ci può anche stare. Aspetto domande, eccetera, quindi fatele nei commenti sotto, così almeno magari la prossima volta dedichiamo qualche minuto a rispondere. Resto, Guido. Grazie mille, ti ho fatto praticamente parlare solo te mezz'ora, perdonami. Un quarto grado. Un quarto grado è un'altra, no, che poi ci quinto grado, ma ci sarà pure quinto grado, che ne so. We will be sued for right infringement. Ok, un flora grado, dai. Nel caso siete persi, ci abbiate ascoltato e non fate il a quale titolo Guido tutte queste cose intelligenti, che lui è Guido Scorza, è un quarto di garante, o meglio, membro del collegio del garante, uno dei quattro come potete immaginare, e fa e delle lui... cose molto online, trovate tutti i giorni cose da gara e garantismi, governare il futuro. E lui invece è Matteo Flora, ma questo lo sapete già, a parte che tutti e due abbiamo i nomi scritti qui sotto, si occupa di internet da un po', ne insegna alcune cosucce interessanti in università, in particolare sul versante della comunicazione e della sicurezza. Tutti i giorni lo trovate con Ciao Internet, e trovate Ciao Internet scritto da qualche parte qui sotto, e noi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie mille a tutti per averci ascoltato, buona settimana.